Salve a tutti e bentornati in un altro video. Oggi sarà il momento di un video tag che ho creato io stessa e si tratterà del Sex and City Tag. Sono 10 domande per gli appassionati della serie e non. E inizierei subito. Allora, numero 1. Carrie, Charlotte, Samantha o Miranda? Beh, per me Carrie, perché per me è un po' la fusione di tutte e quattro. No, è la fusione delle altre tre ragazze per me. Numero 2. Vi piace Trey, il primo marito di Charlotte? No, sembra un bambolotto di cera, sembra finto. No, mi piace, è brutto. Numero 3. Se siete state a Manhattan, quando rivedete la serie, riconoscete i posti? Oh sì, mamma mia, sembra una deficiente. Sono stata in questo posto. Guarda, ci sono passata. Per esempio, anche quando Trey regala, ecco, l'anello di fidanzamento a Charlotte da Tiffany, cioè mi viene in mente quando sono andata da Tiffany. Numero 4. Miranda e Steve, coppia azzeccata, sì o no? Sì, assolutamente sì, e non c'è un perché. Sono belli e basta. Numero 5. Preferite la serie TV o il film di Sex and City? Tutti e due, perché comunque non si può dire più bello l'uno o più bello l'altro, perché alla fine i film sono il continuo delle serie TV. Alla fine, se non conosci la storia dalla base, è difficile capire comunque alcuni punti del film. Non voglio fare troppo spoiler nel caso qualcuno non abbia visto i film. Hanno una storia a sé, però comunque ci sono alcuni riferimenti alla serie TV, quindi è sempre meglio vedere tutto. Numero 6. Carrie Big o Carrie Eden? Carrie Big, assolutamente. Vero, sì, Aiden è stato un uomo perfetto con Carrie, è stato l'uomo che tutte le donne sognerebbero, però Big è Big, Mr. Big. Credo che ognuna cerchi il proprio Mr. Big, anche perché a mio parere un Mr. Big nella vita reale non esiste, perché comunque alla fine Big è il classico stronzo che alla fine, dopo tante peripezie, diciamo che riesce a farlo capitolare, ma nella realtà quando uno è così, quando uno è uno stronzo, lo ripeto, scusate, ma non succede in questo modo. Numero 7. Sei cinica come Miranda? No, assolutamente. Però Miranda è divertente nel suo cinismo. Numero 8. Cosa pensi di Samantha? Beh, Samantha è l'icona della donna libera in assoluto, almeno così vuol far credere, perché poi quando incontra Richard, diciamo, crollano parecchie delle sue sicurezze. Numero 9. Vi è mai capitato, come è successo a Charlotte, di innamorarvi di una persona che non è fisicamente il vostro tipo ideale? Nel suo caso è stato il suo secondo marito. Allora no, però comunque io credo fermamente che spesso la bellezza passa in secondo piano. Sì, alcuni dicono vabbè, però l'occhio vuole la sua parte, però credo che quando veramente si ha un bel carattere, la simpatia, il savoir-faire, i modi di fare, si è migliori di uno che è solo bello. Numero 10. Meglio la Carrie degli inizi, quindi quella della rubrica sul quotidiano,
o la Carrie delle ultime stagioni e dei film, quindi la Carrie scrittrice di, autrice di libri. Bella domanda che poi l'ho creata stesso io. Però non ho pensato alla risposta. Allora, è un po' difficile scegliere perché comunque la Carrie della rubrica è la Carrie immatura, la Carrie ragazzina, se vogliamo, pur avendo già 30 anni. Invece la Carrie dei libri, la Carrie dei libri è una Carrie molto più matura, è la Carrie diventata grande, ecco. Quindi per quanto riguarda la spensieratezza, no, ma neanche giusto dire così, perché comunque rimane sempre una donna molto spensierata, no? Tutte e due, Carrie e Carrie, punto. Ok, è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Non dimenticate di mettere like al video, commentare, iscrivervi al mio canale, attivare la campanella per le notifiche in modo da non perdere nessun altro video, aggiungermi su Instagram e Google+, i link sono qui sotto. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, un bacione. Fate anche voi il tag. Ciao!